sportivi tifosi del Bari, ben ritrovato al nostro appuntamento con Biancarosso TV Sport. È finita con i fischi Bari-Bologna, quella che doveva essere la partita del rilancio reale del Bari, invece forse ci affossa, non dico in maniera definitiva, ma ci affossa sensibilmente. Qualcuno parla giustamente di un Bari con un piede in B. Ben ritrovato a Gigi Frisini. Buonasera. Ciao Gigi, c'è già un amico in linea, prendiamo subito la telefonata, sentiamo di cosa si tratta. Noi abbiamo dei temi oggi che vorremmo lanciare. Non so, ad esempio Ventura al di sopra di ogni sospetto, oppure discutereste la posizione dell'allenatore, visto che ormai l'ultimo posto è cronico. E poi ad esempio si è parlato molto di questo Almirone in curva, che ne pensate? Insomma, tanti temi, dite la vostra. Chi è in linea? Pronto? Ciao Enzo Alessandro, Ciao Alessandro, ti ho ciao chiamato caro. già più volte e già tempo fa, dopo le partite col Sì. Genoa e la Fiorentina, dissi il mio parere su Ventura, visto che hai tirato in ballo questo tema, Sì. perché della società è una vergogna, non ne voglio parlare, quello che doveva fare a gennaio dell'anno scorso e a giugno non l'ha fatto. Di Ventura io ho già espresso il mio parere, lo voglio ribadire, perché proprio in una classifica così corta dove 5-6 punti ti rimettono in corsa. Le partite col Cesena, dove errori madornali come Andrea Masiello esterno alto e con i tre Rivas d'Alessandro Sì. e Alvarez in panchina, e la partita di ieri col Bologna, in cui noi non abbiamo fatto altro che mettere dei giocatori in difesa fuori ruolo ad aspettare, quando avevamo, e non ne parlo Ventura di Galasso che aveva in Sì. panchina e ha messo invece un Rossi in un ruolo che non è il suo, e giocatori che lui dice ha chiamato perché erano Sì. febbricitanti. È una cosa che non si può più sopportare, cioè ci vuole un cambio di allenatore che poi dia anche quella grinta, quella voglia di giocare che manca il giocatore, non Grazie, parlare per il tuo solo di intervento. Grazie per sfortuna. il tuo intervento, Gigi. Ma in linea di massima ho anticipato quelle che sono le nostre conclusioni della partita di ieri. Ieri praticamente hai giocato con il solito schema, con la differenza che mentre loro hanno preso il possesso centrocampo, tu centrocampo l'hai fatto diventare il Bologna ieri. Scusate il paragone quasi irriverente, un piccolo Barcellona, perché a livello possesso di palla non ce l'hanno fatta mai vedere la palla. Il che vuol dire che hai utilizzato dei giocatori che non sono in condizione. Si dirà, ma i giocatori non ce ne sono. Siamo andati a prendere Masiel Dallet, però bene o male, qualcuno fuori posto è stato messo a giocare e poi effettivamente è mancato l'animo spugnando, la cattiveria che normalmente le altre squadre in quella posizione hanno e dovrebbero avere. 080 501 9998 per le vostre telefonate. Noi parliamo di Ventura, ma sappiamo comunque che è un argomento abbastanza fine a se stesso, perché il presidente Matarrese l'ha praticamente confermato a tempo indeterminato. Però è giusto parlarne, è giusto parlarne. La mia è questa, la mia posizione è questa. Fino a quando una squadra dà il massimo, credo che sia inutile cambiare il tecnico, piuttosto bisogna potenziare l'organico. Se una squadra come il Bari, ultimo in classifica, gioca un secondo tempo come quello di ieri, se si dovesse ripetere una situazione del genere, inevitabilmente bisogna fare una riflessione anche sull'allenatore. Cioè, se ci sei, se stai sul pezzo, se dai tutto, è un discorso. Se non dai tutto, i giocatori stessi hanno ammesso che, insomma, non si può giocare da signorine, vuol dire che c'è qualcosa che probabilmente non quadra. Rendiamoci conto che ieri il pubblico, in maniera quasi ingrata, ha fischiato Kutuzov, ma Kutuzov è in una condizione fisica incredibile. Cioè qui parecchia gente non Incredibile e è negativo, diciamo. chiaramente negativo. Cioè qualcuno ha rimproverato pure Gazzi, ma povero Gazzi, con la super partita che ha fatto a Lecce, dove è stato costretto a tamponare destra a manca, più di mezzo tempo Non poteva non reggere. poteva reggere. È chiaro che poi il secondo tempo, venuto a mancare l'aiuto degli esterni, perché praticamente che è successo? Che invece di essere gli esterni del Bari ad attaccare i due terzini del Bologna, che attaccavano sistematicamente. C'è un amico in linea, pronto? E ciao Enzo, buonasera. Ciao, ciao. Ciao. Saluti a Gigi anche. Senti Enzo, ovviamente la delusione Enorme, è dai, enorme. forza. Stiamo proprio. Ora io dico, faccio Sì. due considerazioni. Ho sempre difeso Ventura. Non è la sua la colpa sicuramente, però bisogna che Ventura vada via, perché io vedo da quello che percepisco, vedendo giocare la squadra, anche quei pochi che lo seguivano, ormai non lo seguono più, c'è poco da fare. Ventura sta sbagliando anche lui per me qualche cosina, perché non vedo perché noi dobbiamo fare sempre il 4-4-2, Sì. l'unico, quando puoi rinforzare il centrocampo sapendo che Gazzi e Donati sono spremuti, metti Pulzetti dall'inizio, fai il centrocampo a 3, levi uno come Kutuzov che come ha detto Frisini non c'hai i 90 minuti, non gioca. Ora, levato questo, dicevo, sono due cose.
o prepararci già per la Serie B, perché è inutile nasconderci, sì. È difficilissimo. Allora, prendere un nuovo allenatore che già imposti la squadra, oppure la società deve dare un segnale. Io per questo l'altra volta ti chiamai e ti sei anche un po' adirato che i giornalisti, i tifosi fanno. Abbiamo fatto poco, perché onestamente in altre piazze non sarebbe successo questo, nel senso che noi siamo ultimi da non so quanto tempo e si è visto ben poco. La società deve dare un segnale, dal 3 gennaio doveva darlo, dovevano starci già 4-5 giocatori, se in questa settimana non ci sono, significherebbe che la società vuole andare in Serie B. Ciao. Grazie per il tuo intervento, andare, voler andare a mio avviso è un po' forte come espressione, perché non credo che insomma una società possa rinunciare al gruzzolo di denaro, tanto davvero per un'altra permanenza in Serie A. Poi bisogna vedere in che modo vuoi arrivare all'obiettivo, e su questo possiamo sicuramente discutere. C'è un amico in linea, pronto? Ciao, sono Antonio. Ciao Antonio, ciao, ciao. Ma io posso fare una domanda a Grissini? Sì. L'ho fatto anche allora quando Africa. Vai, domanda, Gigi. Domanda. Sì, scusa. Ma scusa Gigi, 11 partite perse, va bene? Come può, però, poi entriamo poi qualche settimana indietro, Preziosi, amato via Gasparini, Cellino, amato via così, Bisoli, sì, Bisoli. Ma aspetta un attimo, aspetta un attimo. Come può un presidente che dire, dare ancora le possibilità di 11 partite perse, 12 partite, 12... Se è stato chiaro, è inutile andare troppo oltre, la domanda è come è possibile... Devo chiamare Ventura, Enzo. Grazie, ora facciamo rispondere a Gigi. Ma Enzo, sicuramente il rapporto... C'è il noi non conosciamo anno, chiaramente, è importante. Sì, però alla fine il credito man mano si va esaurendo. Il problema qual è? Gli alibi, continui alibi che sono i vari infortuni, però alla fine un discorso un confronto tra società, allenatori e giocatori ci deve essere, Enzo. Perché tu adesso hai due partite, devi andare a Torino con la Juventus e devi ricevere il Napoli. Tu nella settimana che precede l'andata a Cagliari, minimo devi avere quei 3-4 giocatori per dare il segnale che ti vuoi salvare. Se effettivamente non ti vuoi salvare, allora a questo punto non c'è problema. Però il problema è, ponetevi l'interrogativo, corriamo il rischio di tornare ai 57 paganti di Bari Albino Leffe. Bari Cittadella. C'è un amico in linea, non so, prendiamo un'altra telefonata oppure pubblicità. Possiamo andare con Ventura prima della fascia pubblicitaria? Possiamo mandare in onda cosa ha detto ieri Ventura in conferenza stampa, così abbiamo poi i motivi di riflessione. Se possibile, brevemente Ventura e poi pubblicità. Ci ritroviamo tra poco. L'esempio di oggi è lampante, no? Quando abbiamo quattro difensori, di cui uno che viene dalla Serie C, uno che non ha mai giocato terzino sinistro, uno e anche quello si ammala, pure all'ultimo minuto siamo dovuti andare a prendere a casa un giocatore che non era neanche convocato perché è stato male gli ultimi due giorni, ha letto con un vomito e dissenteria, ti dice lunga la situazione di emergenza che stiamo vivendo. E allora non puoi neanche pensare che Harry Potter improvvisamente tocca la bacchetta magica e fa crescere i capelli a quelli che non li hanno. Cioè, questo cosa vuol dire? Vuol dire che siamo in emergenza. L'emergenza non significa che ci manca Barreto, Almiron, Ghezzal, Salvatore Masiello, Parisi e chi più ne ha più ne mette. Il problema è che quelli che giocano non possono mai né essere recuperati, né possono tirare il fiato, né possono giocare al 100% perché magari hanno problemi, reduci da influenze, reduci da infortuni, devono giocare sempre con infiltrazioni, sempre gli stessi perché non possono recuperare. Il primo tempo era anche accettabile, il secondo, dopo il secondo gol c'è stata una demoralizzazione generale, lì non c'è più stata neanche reazione, ma oggi come oggi noi se ci facciamo coinvolgere dal allora se non arrivano giocatori è finita, allora a questo punto facciamo una cosa, non presentiamoci neanche più alle partite, chiudiamo, invece non funziona così. Mister, ma vista l'emergenza della situazione di classifica ci sarà un'accelerata sul mercato? Ma tu di questo devi parlare come quando mi chiedi di Almiron devi chiedere ai medici e nel mercato devi chiedere a Angelozzi.